questi segnali di ripresa da Ferrari vengano confermati in questo. Oppure Santone a sinistra, però insomma alla fine i titolari erano 13 nell'Inter, 14 non di più. Centrocampo in particolare è sempre stato quello. La Super Mario in traversione di Balotelli con Curci che lascia scivolare fondo. Hai visto subito con la sovrapposizione di Kibum, appena la palla è arretrata la difesa del Ibra, controllo di Ibra che accelera, Ibrahimovic si allunga un tutto po' molto bene, poi voleva il taglio, no, Calaiolo. Barbadiglio, te lo ricordi? E come? Geronimo Barbadiglio. Calcio di punizione, classifica dei cannonieri, preme. Barriera che si è anche avvicinato. Vuole Ibrahimovic, ha cercato di calibrare una palla difficile in interno destro. Già la seconda volta. Ibra. Fallo su Ibra, calcio di punizione. Forse l'unica volta quando la Juventus era arrivata a calcio di punizione per l'Inter con Ibrahimovic all'interno dell'area. Un altro di quelli, quello che basta sempre è possibile, un po' calato almeno in questo avvio, e palla in fallo laterale. Comunque l'Inter quando accelera e soprattutto riesce in due tocchi a cambiare gioco, a trovare i giocatori. Buona strada. Che Fabio. Sì, ha esultato, ha fatto vedere lo scudetto come aveva fatto vedere contro la Juve. Eccolo qui. Eccolo qui Balotelli, ecco Ibra che chiede il cambio. Lo screzio dopo il gol, perché Balotelli insomma ha segnato, poi Mourinho continua a riprenderlo perché lo guida, insomma un po' in gioco, forse no, adesso è addirittura sdraiato a terra Ibra. Ficagna, è divertente, di grande festa, la partita è quello che è, ma insomma lo si sapeva anche prima. Riccardo è arrivata la segnalazione ma è rientrato da una posizione fuori gioco. Mourinho chiede a Baresi quanto manca. Ieri in conferenza stampa Mourinho aveva detto: non ho una punta di riserva, eventualmente farò giocare Materazzi là davanti e Santon, vediamo se è proprio al posto di Ibra. Il mucco, se non sbaglio, Zidane ha iniziato prestissimo, poi si è messo a giocare in terza divisione francese, pensavo di uscire lui. Penso anch'io, sì, invece esce figo fino a toccare, si era fatto sentire perché era sulla traiettoria, ma Stankovic ormai era partito in serie. Eh sì, c'è un caso nella partita, se vuoi, questo match, questo testa a testa continuo fra Ibrahimovic e Mourinho. Prima, nel caso, ha guardato il cartello, aspettava il suo. Intanto ci sono in fallo laterale. Che ti mette a fare? Sì, prima hai fatto una bellissima giocata. Nessuno... Per lui, con Quaresma, una stagione. Ecco il cambio fuori Balotelli Ibra. Grande barbiere, parrucchiere, dico il suo. Rimessa laterale ancora per il Siena. Ficagna. Coppola. E con questa regolarità era sempre stato un giocatore fortissimo, ma è diventato un fenomeno quando è riuscito a essere più freddo sotto porta. La cosa che gli diceva sempre anche Capello, tra l'altro. Stefano De Grandis da bordo campo. Mourinho stesse dicendo alla panchina, hai visto, l'ho tenuto dentro, ha fatto il 22esimo gol e si rilancia. Landoni lo ha mandato a quel paese perché ha detto no. E comunque Ibrahimovic deve giocare fino alla fine. E infatti vedo lì che è contentissimo di questa cosa, guardalo. Adesso Cesar, no? Questa non è una standing ovation, questo è un tripudio. Tutto meritato. Viene portato in trionfo Giulio Cesar. Tutto meritato, una stagione incredibile. Perché l'Inter si è basata. Gli esempi a chi ti guarda, insomma. A Muntari, dammela in mezzo. Non è mai contento. Ibra. Liscio. Aveva cercato di mettere il pallone subito dentro per Mancini. Insomma, fai tu. Sicuramente ha fatto ancora una gara. In mezzo, sì, vediamo. Sì, perché vanno in simbiosi secondo me questi due ragazzi, anche fuori dal campo sono amici, si vogliono bene, incarnano veramente lo spirito della squadra insieme alla... Sulla e Muntari. Muntari come Cordoba, 7:30. Le qualifiche dalle 13:30 e poi domenica la gara dalle...